Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo episodio della Pixelmon GX. Tra le varie cose, oggi andremo a mettere le basi per la nuova casa. Quindi, iniziamo subito! Allora, vediamo un po' da dove cominciare a spianare questa collina. Anzi, dovrò anche tirar via un po' di questi alberi perché c'è veramente troppa vegetazione qua, troppa vegetazione. Adesso devo... Chi c'è? Sento una voce familiare. Marci, dove sei? Non ti vedo! Ma pensavo fossi tu. Io sono delle ghicocche. Dove sei sparito? Ma sono sulla collina sopra. Ti ho visto, ma sei sparito sei. Sì, ero qua a prendere le ghicocche. Ma adesso compaio dagli alberi. Ma non ti vedo. Eccoti, t'ho visto. Mi vedi? Avevo visto il nome. Infatti non riuscivo a capire. Quindi tu fai la casa qua. Guarda qua, ho fatto il mio cantiere. Cioè stavo iniziando in realtà a farlo. Ah, ma del bosco, immaginavo. E beh, ovvio. Questi giorni qua a rubare queste ghicocche da non so chi, quindi ti ridò le bianche. Grazie, quindi sei tu che hai grabbato le mie ghicocche. Dicevo che devo fare la casa qua, quindi devo spianare tutto qua intorno perché non sarà tanto piccolina. Ma tu dove la fai la casa piuttosto? Se vuoi ti accompagno. Dai, fammi vedere che così dopo vengo a trovarti. Passiamo dal boschetto, che ogni tanto passo al bosco e mi piace un sacco di più. Okay. Qui faremo una strada magari, che dici? Sì, a parte che la Better Foliage è bellissima comunque. Sì, cioè, ci sta un po'. È stupendo. Ogni volta che guardo le foglie mi piace tanto un sacco. Io non sono tanto vicino a te, Tech. No? La prima stagione sono un pochino lontano. Vedi questa montagnetta? Sì. La cosa qui sì. Sta passando quello svello? Sì. Ecco, io sono sopra qua. Se vuoi ti accompagni, ti faccio vedere dove prenderò posto. Ma stai già facendo qualcosa? No, in realtà no. Però okay. Ci sono tipo delle ghicocche. Questa è la mia umile dimora. Bello! Tata! Illuminata, se non altro. infatti, c'è un pochino di roba. Ma sai che... Sai cosa sto pensando? Che secondo me da qua vedrai il tetto della mia casa. Non lo so, perché è dietro il centro Pokémon. Forse ci vediamo. Probabile sì, Boh, e vedremo. Comunque niente, qua sotto c'è la mia farm di ghicocche. Ah, ecco. Se ne vuoi rubare un po', rubane un no, po'. No, ma credo di averne a sufficienza adesso di ghicocche. Dai, torno a lavorare che è meglio, va. Buon lavoro, Bomber. Oh, anche a te. Ci vediamo poi, prima o poi, a fare qualcosa, Ciao, 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 ciao. Anche se notte fonda, ragazzi, devo iniziare a lavorare perché qua... Devo fare un bel po' di cose, quindi inizio a togliere la terra, poi abbatterò un po' di alberi, devo spianare un bel po' questa collina per fare lo spazio per la casa. Inizierò a fare le fondamenta, quindi la base, e poi piano piano andremo a costruirla. Non credo di riuscire a farlo tutto in questo episodio, però cercherò di fare del mio meglio. Ora lavoro. Ehi piccolino, che ti è successo? Ti sei perso nel bosco? No, poverino, dai, provo a catturarti. Così almeno stai un po' con me. Ho solo due Pokéball, però ci possiamo provare. No, zompetti via, perfetto. Sei venuto da me direttamente. Dai, provo a lanciare una Pokéball. Vediamo un po' se riesco a catturarti. Sì, l'ho catturato, Dirling. Ah, troppo bello, Dirling. Lo volevo troppo. Lo volevo troppo, questo Pokémon. Bellissimo. Ma ragazzi, ma quanto sono fiero della mia farm di ghicocche. Guardate qua quante sono. E sono tutte belle ordinate come piace a me. Allora, vi faccio vedere che cosa ho fatto con gli scavi per la casa. Ho lavorato un po' per spianare, diciamo, la parte qui della collina. Non preoccupatevi perché ho già visto dei commenti nel primo episodio dove scrivevate: ma Tech, non togliere gli alberi, non rovinare la natura. Non vi preoccupate perché sarà tutta quanta ben integrata all'interno del bosco. Allora, cosa c'è qua? Aspettate, scusate. Da parte di Marco? Oh, Marco, una Scurable, grazie. Grazie, Marco. Ok, non avevo visto che mi aveva messo questa cesta. Allora, come vedete qua, ho spianato tutta quanta la zona. E poi ho già fatto un attimino il contorno, se vogliamo, della casa. Come vedete non sarà tanto piccola e sarà abbastanza alta per poter vedere poi la bella vista che abbiamo qua. Ve l'ho già fatta forse vedere una volta, si vede il fiume qua sotto, la pianura, quindi ragazzi verrà un ottimo lavoro. Adesso inizio a prendere i materiali perché non ne ho tanti e poi inizio anche a costruire. Allora ragazzi, ho recuperato un bel po' di materiali, ho spostato anche tutte quante le mie casse, ho preso le ghicocche, ho fatto un po' di ordine nelle cose. Adesso iniziamo un attimino a costruire. Allora, qua avevo già fatto una linea guida per iniziare. Allora, inizierei a fare così e a mettere questi blocchi qua. Allora, vi spiego che praticamente da questa parte ci sarà l'ingresso della casa e da quest'altra invece ci sarà...
una specie di stanza laterale dove faremo magari la cucina. Adesso non so bene che cosa ci metterò. Ok, allora qua iniziamo a mettere le scale per poter entrare in casa. Quindi farei 1, 2 e 3. Direi così ci sta. Poi qua possiamo fare così, possiamo fare così. L'ingresso sarà abbastanza grande, tutto sommato. Poi qua possiamo fare così e anche da questa parte possiamo fare così. Naturalmente queste piante danno fastidio adesso, però andremo poi a sistemare tutto quanto, eh. Adesso faccio giusto un pochino il lavoro della casa. Ragazzi, vado un pochino avanti e poi vi faccio vedere il risultato man mano che progrediamo. Ok ragazzi, questa è la prima parte della nostra umile casa. Come vedete è abbastanza grande perché avremo questo ingresso qua e quest'altra parte qui dove vedrò di fare per esempio una cucina. Allora, volevo aggiungere dei blocchi qua. Ok, facciamo così, andiamo a togliere qua la terra e andiamo a fare il pavimento anche qua. Ok, e voilà. E qua possiamo mettere una scala. Direi di fare questa scala con gli scalini di questo legno qua, che sono un pochino più chiari. Ok, di betulla. Perfetto, magnifico. Così, qua posso entrare dalla finestra? Sì. Allora possiamo fare così e magari qua andare a fare una chiusura di questo tipo. Allora mettiamo questo così. Potremmo fare una specie di arco qua di ingresso, così. Sì, così, perfetto. Abbiamo già un ingresso, ragazzi. Poi, qua fuori, dove c'è questa specie di portico, andiamo a fare delle fence e andiamo a preparare dei sostegni per una specie di tetto. Quindi io direi di fare così. Perfetto, tac, tac, tac. Proseguiamo da questa parte. Tac, tac. E voilà. Ok. Ragazzi, abbiamo anche la tettoia d'ingresso e magari facciamo un contorno del tetto in questa maniera, così, che ovviamente sale, quindi al solito modo, quindi così, poi op, op, ok, e così. E qua possiamo fare per esempio un altro pezzo di tetto, così, voilà, e continuare anche di qua. Ok, mi piace come idea, mi piace. Direi a questo punto di andare avanti ancora un pochino off camera e poi andiamo a fare altro perché siamo nella Pixelmon. Ok ragazzi, come vedete ho proseguito un pochino con il tetto. Direi che qua è abbastanza a posto. Quindi qua ho messo anche queste specie di corrimano, così possiamo entrare. E potete vedere questa parte qua che devo ancora chiudere, ovviamente anche qua. Devo mettere questi blocchi qua chiari così e chiudere tutto quanto. Allora ragazzi, devo andare a preparare un bel po' di Ultra Ball. Allora, facciamoci i dischi e ovviamente iniziamo anche qua a martellare. Dove ho messo il martello? Eccolo qua, perfetto, devo martellare i dischi. Allora ragazzi, il Pokémon volante che la maggior parte di voi mi ha suggerito di catturare è Pikipek, un Pokémon di settima generazione di doppio tipo volante normale. Veramente bellissimo perché si evolve in Toucannon e quindi una specie di tucano, ragazzi. Allora, dovrebbe spawnare qui nella foresta però durante il giorno, quindi devo aspettare che sorga il sole e poi vediamo di prenderlo. Come vedete mi sono anche preparato 11 Ultra Ball e la Scuro Ball che mi ha regalato Marco. Spero che possano bastare.
E intanto qua vedo il buon Tearless e il buon Marci. Non so cosa stiano facendo, sinceramente. Probabilmente sono anche a loro a caccia di Pokémon. Ah, mi ha regalato... Oh, grazie. Grazie, mi ha regalato una Timer Ball. Allora, okay. Raga, qualcuno che vuole venire a aiutarmi a prendere il Pikipek? Io. Dai, cerchiamo sto Pikipek qua. Qualcosa volante non è lui. No, perché però io non voglio il tuo cane. Una cosa. Dimmi. Un picchio. È un picchio, in casa, sì. In una casa fatta di legno, ti conviene? Beh, sì, dai. Al massimo ci avrai qualche buco nelle pareti. Esatto, è questo? Eccolo, sì, eccolo. Oh, guarda. Ma è minuscolo. Grande ricerca. Che bello. Piccolissimi Pokémon per volare sono molto meglio. Eh sì, ma è troppo piccolo, non lo vedo neanche. Dove, dove è andato? È su in cima. Veloce, tec. Eccolo. Muro. Ah, non riesco a fermarlo. Vai, vai. Sì. No. Perché rimbalzato indietro? Ma è schizzato via. Ma che diavolo? Ma dove è andato? Ma che fermo. Ok, ce l'ho fatta, l'ho ingaggiato. Okay. Allora, gli lancio subito una Pokéball. Tutto per lanciargli una Ultra Ball, tra l'altro. Vediamo se lo catturiamo. Allora, dai. Intanto è spawnato leggendario, ma sì, dai. Dai che devo fartelo qua. L'ho preso! Sì, già preso, Pikipek. Io però, ragazzi, direi che, essendo che noi siamo molto curiosi, sì? Andiamo a vedere sto leggendario a caso. Esatto, cioè, anche io sono andato verso il fiume. Dai, andiamo a vederlo. Eccolo qua, ragazzi. Ragazzi, allora, facciamo una cosa. Ognuno lancia una Pokéball e vediamo se ce la facciamo. Un solo tentativo, vai. Vai. Ho paura. Ok, l'ho ingaggiato. Okay, vai. Lancio la Ultra Ball. Oh, raga, uno, Se va, è mio, Io rido. No, non è sei liberato. Ok, io ho fallito. Vai. Tentativo estremo. No, è andato. È andato, vai. Tocca a te, Tearless. Io gliela lancio direttamente, okay, lancio la Love Ball. La Love Ball? Vai. È uscito subito. Un giro extra. Non ho neanche fatto un rimbalzo. No. Raga, giro extra. Ed è esponato. Ed è esponato. Raga. Beh, raga, era destino che non lo trovassero. Vabbè, dai, ho preso Pikipek. Cosa volete di più? Beh, infatti, dovresti essere felice. Altro che i leggendari, qua Pikipek è meglio. È molto più bello. Cioè, molto più colorato di quel coso lì, dai. Decisamente. Allora, considerato che abbiamo qua il nostro Pikipek, che ora vi faccio vedere nel dettaglio. Allora, è di dimensioni grosso, che secondo me non è male. Natura non è un granché, perché dovrebbe essere Jolly o Adamant la natura ideale per Pikipek. Però, ragazzi, ce lo teniamo così perché non ho voglia adesso di iniziare a catturare 50 Pokémon per riuscire a trovare quello perfetto. Anche perché questo lo utilizzeremo soprattutto per spostarci. Allora, dobbiamo cercare di fargli fare un po' di livelli, visto che a livello 14 si evolve in Trambic e a livello 28 in Toucannon. Allora, vediamo un po' di combattere con qualche Pokémon di tipo erba, tipo questo Oddish. Vediamo un pochino come si comporta. Allora, vediamo un po', abbiamo Beccata, Echeggia Voce, Ruggito e Spaccaroccia. Io direi di fare una Beccata. Ok, perfetto, super efficace, un po' di punti e queste non mi interessano. Allora, qui c'è uno bel Sprout di livello 7, andiamo a ingaggiarlo, facciamoci una beccatina e andiamo a prendere punti. Anche qua non mi serve nulla di tutto ciò. Allora, qui c'è un Sentret, è gigantissimo ragazzi, è obeso. Allora, gli facciamo una mossa di tipo lotta e lo facciamo fuori al primo colpo perché siamo super efficaci. E intanto, no, questa la potevo prendere anche. E intanto prendiamo la pelle con cui ci faremo, ragazzi, le scarpette da corsa. Anche qui c'è un Miltank, direi di prenderlo sempre con una mossa di tipo lotta che dovrebbe fargli male. Buongiorno, ce l'abbiamo fatta, livello. Ok, e prendo questi due e il resto droppo. Ragazzi, livello 12. Ci siamo quasi, manca poco e poi lo potremo evolvere. E dunque ragazzi siamo giunti al termine di questo episodio dove è successo veramente di tutto. Ho iniziato a costruire la mia piccola casa, ho catturato il Pokémon volante che mi avete suggerito nei commenti e avrete notato anche una scritta spoiler, che però andremo a scoprire nel prossimo episodio. Vi invito a lasciare un like per continuare a sostenere la serie e ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. A questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio. Ciao!